Anche a Cosenza, come in tante altre città italiane, c'è ora una panchina gialla per ricordare Giulio Regeni. L'iniziativa, promossa dalla Banca Mediolanum in collaborazione con l'amministrazione comunale di Cosenza, arriva a 5 anni dalla morte del giovane ricercatore, torturato e ucciso in Egitto in circostanze ancora poco chiare. La panchina, intitolata Giulio Regeni, è un arredo urbano dalla forte valenza simbolica, un gesto concreto che va ad unirsi al coro di richieste di verità e giustizia. Io spero che questo sia anche un modo di ripartire per la città di Cosenza. Da oggi è zona gialla, quindi vedremo anche la presenza più significativa di persone su queste aree pedonali. È bene che ci siano questi ricordi, che ci siano questi ideali che vengono trasmessi e che rimangono nella mente delle giovani generazioni. La panchina gialla è stata collocata a Corso Mazzini, accanto a quella di colore rosso, intitolata alla giornalista Maria Rosaria Sessa, uccisa nel 2002, posta per ricordare tutte le donne vittime di femminicidio. Regeni ci ricorda quanto è importante essere liberi, perché lui ha combattuto per la libertà, e la vogliamo porre proprio vicino alla libreria, oltre alla panchina di Sessa, alla libreria che gli studenti del liceo classico hanno voluto mettere qui in questo posto, perché noi oggi poniamo anche un libro di Topolino a cui Regeni era molto legato, perché lo ha stimolato alla lettura, alla conoscenza, alla curiosità, e speriamo che i giovani vengano qui soprattutto per chiedersi come mai della panchina e come mai del Topolino all'interno della libreria. Noi stiamo investendo molto sui giovani e vogliamo soprattutto che loro siano delle persone libere, così come è libero Regeni, così come la libera Maria Rosaria Sessa. Noi vogliamo ricordarli soprattutto ai ragazzi che passano da Corso Mazzini, qua dalla città di Cosenza, vengono da tutte le parti della Calabria, perché questi colori di queste panchine possano richiamare la vita di queste persone e possono essere sempre dei valori che rimangono a testimonianza, diciamo, di alcune battaglie, di alcune situazioni gravi e tristi che si sono verificate. Nel corso della cerimonia è stata data lettura di una lettera dei genitori di Giulio Regeni.